Troviamo qua, è appena adesso l'inizio, stiamo iniziando, arrivano in continuazione delle persone, siamo molto felici perché si presenta, ecco, un grande avvenimento davanti a noi e siamo felici di averlo organizzato. Questa sera verrà finanziata l'associazione Find the Cure, che è un comitato no profit che fa appunto beneficenza. E insomma, sulle polemiche io non mi sento di esprimere nulla, nel senso che ci sono state a seguito del fatto che abbiamo ricevuto diverse, diciamo, critiche da parte del mondo della politica, da parte di associazioni, dell'associazione delle discoteche. Insomma, forse questo perché è una novità, la nostra, e alle novità alcuni non si prestano, diciamo, in maniera positiva. Noi crediamo che si tratti semplicemente di una festa di amici, sia un momento di ritrovo tra ragazzi che si incontrano sul blog e, per quanto ci riguarda, è una festa come tutte le altre, ecco. Quindi è una cosa normalissima che assolutamente non c'entra né con la politica né tantomeno con le associazioni di categoria delle discoteche o dei locali. Io credo che, insomma, internet ha una grossa potenzialità, sia in un verso che nell'altro, ovviamente. Il più è saperla sfruttare nella maniera migliore, nel verso giusto. Ho pensato di inserire Find the Cure all'interno di Facebook e tramite questo ho conosciuto i ragazzi del gruppo che organizza oggi questa festa, perché ho visto che era una moda. Ovviamente Facebook in questo momento, secondo me, è una grossa bolla che speriamo non scoppi, ma che funziona, e a maggior ragione se utilizzata a scopo di bene per quanto riguarda Find the Cure ad esempio, o a scopo di fare amicizia, di scambiare idee e comunicare fra amici e fra persone, come possiamo vedere nella festa di questa sera, credo sia il miglior utilizzo del mezzo internet che possiamo fare.